L'apoptosi coinvolge molti passaggi strettamente controllati in cui sono attivati una serie di enzimi. Tre di questi passaggi sono visualizzati in questo video per mezzo di tecniche di colorazione a fluorescenza. Il primo evento è legato al rilascio del citocromo C che dalle creste mitocondriali si riversa nel citoplasma cellulare. In questa immagine il citocromo C, che è colorato in verde, si vede prima contenuto nei mitocondri e poi disperso nel citosol. La formazione dei corpi apoptotici è causata proprio dal rilascio del citocromo C nel citosol, che è in grado di determinare l'attivazione a cascata delle caspasi. Nel passaggio successivo, la cromatina nucleare si frammenta e la membrana plasmatica viene suddivisa in elementi gemmanti che espongono sulla superficie i residui di un aminoacido particolare, la fosfatidilserina. La fosfatidilserina sarà in grado di richiamare la fagocitosi da parte dei macrofagi. In questa immagine finale vediamo come la cromatina nucleare, colorata in blu, è confinata all'interno dei corpi apoptotici. Tutto avviene senza perdita di materiale cellulare né nucleare e soprattutto senza il fenomeno della necrosi.